mi hanno detto che la mia città è un immenso orfanotrofio, attrezzato come un paese dei balocchi. Mi hanno detto che la mia gente va girovagando per la città senza avere case dove tornare, senza avere padri di cui ci si possa fidare, senza che ci sia nessuno che chieda conto di come si usi il tempo e il denaro. Mi hanno detto che le strade della mia città non sono per andare da qualche parte, per portare a compimento una missione o per realizzare uno scopo, ma servono per collocare negozi, una esposizione di infinite vetrine, con ogni ben di Dio che si possa vendere e comprare. Mi hanno detto che ci sono cittadini della mia città che nessuno nota, anche se sono sotto gli occhi di tutti, e non c'è nessuna madre, nessun padre che rimanga sveglio la notte per loro. Mi hanno detto che ci sono piazze dove si accampano e si sciupano le migliori giovinezze della città e si considera un divertimento rovinarsi la salute e sia motivo di vanto esagerare fino a star male e si considera un'impresa da raccontare questo farsi del male e non ci sono padri che riescano a dire questo non va bene, non si deve fare e che riescano a farsi obbedire. Mi hanno detto che la mia città è un immenso orfanotrofio. Io, invece, ho la gioia e ho il dovere e ho la responsabilità di proclamare alla mia città, alla mia gente, la grazia di questo Natale. Nessuno è orfano, nessuno è abbandonato, nessuno vive e muore come un essere insignificante apparso e scomparso dalla scena del mondo. Gesù è nato perché ricevessimo l'adozione a figli e che voi siete figli lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo spirito del suo figlio, il quale grida Abba, Padre. Il Natale di Gesù è il farsi presente nella carne della verità del mondo, dell'intenzione originaria per cui il mondo esiste. E ogni figlio d'uomo riconosce in Gesù la sua vocazione originaria, quella di essere figlio di Dio. La condizione per non essere orfani, per non essere gente che non interessa a nessuno, è accogliere Gesù, contemplare Gesù, vivere in comunione con Gesù. A quanti lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio. La rivelazione della paternità di Dio che è offerta a ogni figlio dell'uomo nel Natale del Figlio di Dio manifesta la nostra origine. Non veniamo dal nulla, ma da Dio, e manifesta la nostra destinazione ultima, non verso il nulla, ma verso Dio. E così la vita si rivela nella sua luminosa verità. È vocazione a diventare figli di Dio nel Figlio Gesù e a partecipare della sua gloria. La strada non è fatta
per guardare i negozi, ma per correre verso la meta e gioire del cammino. Ma come farò a far sapere a tutti gli abitanti della città che Dio è nostro Padre, che noi possiamo addirittura pregare dicendo Abba, Padre? Come potrei io solo percorrere le strade della città e svegliare chi dorme nella rassegnazione e riabilitare chi si rovina nello sperpero del proprio tempo e della propria salute e rivelare invece la bellezza di essere uomini e donne che vivono per una vocazione e che hanno una missione da compiere? Come potrei io raggiungere tutti se voi non mi aiutate? Ecco perché siamo convocati, perché ciascuno di noi si senta inviato, perché ciascuno di noi si senta incaricato di prendersi cura dei fratelli e delle sorelle, per poter dire: abbiamo un Padre nei cieli, questa città non è un orfanotrofio, è una comunità di persone che, poiché hanno Dio in cielo, si sentono fratelli e sorelle sulla terra. Diciamolo a tutti, annunciamolo con serenità, aiutatemi ad annunciare che noi non siamo orfani, ma figli di Dio. E mi hanno detto che la mia città si smarrisce nelle tenebre. Mi hanno detto che in città hanno acceso tante luminarie come un artificio per farsi coraggio, come per dire: non pensate alle tenebre che avvolgono il mondo. Non lasciatevi spaventare dall'incombere della minaccia oscura, dell'abisso spaventoso che sprofonda nel nulla. Non datevi pensiero della nera signora che abita la notte, del suo nome innominabile e terrificante. Accendete le luci, suonate le musiche, celebrate le feste. Mi hanno detto che la mia città preferisce le tenebre alla luce. È insidiata dalla paura che venga alla luce ciò di cui si vergogna. Perciò preferisce le tenebre. Teme che si scopra il lato di sé che vuole nascondere. Perciò preferisce le tenebre. È oppressa da sensi di colpa, da complessi di inadeguatezza, dal soffrire come una umiliazione la propria fragilità. Perciò preferisce le tenebre. Mi hanno detto che la mia città preferisce le tenebre alla luce, preferisce le maschere alla verità. Preferisce l'apparenza artificiosa alla semplicità. Preferisce narrare storie di progressi infiniti e raccontare di come sia a portata di mano il benessere e l'allegria per tutti. Perciò forse sta scritto: veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo, eppure il mondo non lo ha conosciuto. Io però non mi rassegno. Noi non ci rassegniamo a preferire le tenebre. Noi siamo convocati questa notte per celebrare il mistero dell'irrompere della luce e accogliamo Gesù e nella sua luce vediamo la luce e l'irradiarsi della sua luce, il diffondersi della sua gloria manifesta che le paure della mia gente non sono fondate,
che la verità più profonda di noi stessi non è la desolazione per il male commesso o la vergogna per la parte di noi stessi che non ci piace. La verità più profonda è luminosa, è gloriosa. Il mondo è stato fatto per mezzo di Lui, perciò noi siamo fatti di luce. Noi siamo fatti a immagine del Verbo, pieno di grazia e di verità. Noi siamo autorizzati ad avere stima di noi stessi. Abbiamo contemplato la sua gloria, gloria del Figlio unigenito, e a quanti lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio. Ma come posso io percorrere la città per chiamare ciascuno alla luce, per dire a ciascuno la parola rassicurante, fratello, sorella, se non andiamo noi tutti insieme per le strade della città con la nostra piccola luce ad annunciare, a raccontare dell'incontro con Gesù che proprio adesso stiamo celebrando e che in questa notte ci ha tutti avvolti di luce? Ecco perché siamo convocati, per riconoscerci figli, per lasciarci avvolgere dalla luce. Ecco perché siamo convocati, per essere inviati nelle strade del quotidiano ad avere l'umiltà e la semplicità di invitare a pregare, a dire Abba, Padre, perché nessuno si senta orfano. Di percorrere la città con la nostra piccola luce per dire a ciascuno anche tu sei fatto di luce, puoi avere stima di te, puoi vivere la tua vita come una vocazione grande e santa. A quelli che lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. Venite, camminiamo nella luce del Signore.